Ciao a tutti, bentrovati e bentornati su Xenoverse per Aspera ad Astra. Oggi ci aspetta la sfida al Monte Zodiaco, la seconda parte. I primi due cardinali sono andati giù con un po' di difficoltà, mentre gli altri due scopriamolo oggi. E scopriremo anche se saremo davvero i prescelti che hanno la benedizione di Luxflon sopra di essi. Affrontiamo Peyote. Ciao, così inizia subito. Sapete, si rivolge a noi con del voi, proprio top. Prima di diventare cardinale ho girato il mondo in lungo e in largo. Volevo sapere quali meraviglie si nascondessero al di là dell'arido canyon asteroide. Fitte foreste, fiumi impetuosi, vasti oceani, vette innevate. Ecco cosa ci riserva la natura. Ogni giorno renderò grazie all'essere di luce per avermi concesso di ammirare queste meraviglie. E ora che ho finalmente l'occasione per ripagare tutto questo, non me la lascerò scappare. Sta a vedere, nonno. Il tuo peyote sta per prendere il volo. Quindi Pokémon volanti, anche l'ambientazione richiama quel tipo. Beh, capelli, mi piacciono. Li vorrei anch'io lunghi così, però il fatto che a me lunghi verrebbero non mossi, ma stile scienciato. Un stile scienciato sarebbe tutti mossi, arruffati, senza una direzione, perché sono così i miei capelli. Sono indomabili, ecco. Oh, cavoli! Ma dai, ma allora potevi andare KO pezzo di pezzo? E dai! Oh, via! Come dice un mio amico. Oh, via! Allora, intanto paralizziamolo, evitiamo che ci faccia attacchi inutili. Evitiamo del tutto. E con due sprizzolamp, magari, ce la facciamo? Andiamo un po' con uno, quanto facciamo? Sì, ce la facciamo. A meno che non era un roll bello alto questo. Altre punte. Ci fa il danno massimo allora. Ok, vai, sprizza lampo. Ti odio. Ti odio tanto, sai? Vabbè, tuon onda non lo rifaccio, anche dovesse fare un'altra ricarica. Ah no, lo ritira. Xatu. Guarda, Harrock è in gran forma. Lo ricarico e può continuare quanto vuoi. Sì, però, per l'amor del cielo, perché mi rimani sempre con lo sputello di vita? Ok, grazie. Tutu è occupato. Mi manda Breviary? No, rimango. Ok, non è un tipo Xenoverse. Ok. Ai, 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 ai. No, ho fatto il rassalto come un tonto. Tanto mi ha ucciso comunque, vabbè. Allora, cosa facciamo ora? Mandiamo Tianlong. Fanghiglia. Fanghiglia, vai. Sì, lui è bloccato su colpo. Fanghiglia fallisce ovviamente, come voleva si dimostrare. Baldeali, ok, nulla. Ok, meno male che Fanghiglia non missa due volte di fila, vero? Vero? Tapu Koko, il peggiore dei Tapu. Manterrà il tipo folletto. Volante folletto. Proviamolo. A privazio. No, 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 dai. Ma è a zero. No, perché c'è l'uno di... No, non ha un punto salute, sta a zero. È che deve fare il pezzo. Deve fare il pezzettin. Drago Pulsar, non voglio missare, non voglio missare un'altra volta, dai. Che sicuramente missavo con un altro attacco qualsiasi. Sicuramente. Vabbè, ok, Harrock. Manca Skarmory, amico. Piovischio di Harrock. Fanghiglia aumenta di potenza. Che... Mannaggia, è vero, la pioggia non fa aumentare la precisione degli attacchi di acqua, ma di potenza solo. L'ho imparato, lo so.
Quindi non mi aspettavo che colpisse, mi aspettavo che colpisse non per la pioggia, ma perché doveva colpire, non doveva missare un'ennesima volta. Eh? Ti ritorna? Tornano i conti? È una presa per i fondelli. È una presa per i fondelli. Grazie. Ora, Fanghiglia, l'ultima. Ce la facciamo? Non è vero. Non è vero. Eh? Vabbè. Persi 5 turni così, vabbè. Mayday, ho perso la rotta. Beh, peggio per te, ti schianterai. Vittoria alata. Ho dato tutto me stesso in questa lotta, ma voi avete dimostrato una forza senza eguali. Non mi aspettavo di meno dall'allenatore prediletto di Luxfron. Cime più alte, ora vi attendono. Coraggio, spiegate le ali e proseguite. Grazie, ha fatto sparire anche il vento che era dietro di noi, che ci bloccava la via, non so per quale ragione. Comunque, entriamo. Oh oh oh, questo posto lo riconosco. C'è la lava, è simile a quel posto che abbiamo scoperto tempo fa. Ok. E allora? No, perché è bloccato? A parte si potrebbe passare, comunque. Eccoci qui, al cospetto dell'ultimo cardinale. Attendevo il tuo arrivo, ho prescelto. Come gli altri. Eccomi qui, Oleandro. Rimembro come fosse ieri l'altro, il giorno in cui le nostre strade si intrecciarono sulla vetta del vulcano Pulsar. All'epoca eri ancora inesperto, ma nelle stelle già si leggeva che eri destinato a compiere incredibili gesta. Io nelle stelle non leggo nulla, non sono capace. Pertanto allora decisi di offrirti il mio aiuto, ma ora il Supremo Luxfron ha scelto per me un altro sentiero. Sarà mio dovere mettere alla prova il prescelto per obbligarlo ad attingere alla totalità del suo potenziale. Perciò, su questo sacro monte, sulle cui vette non è mai né giorno né notte per volere dell'Altissimo, io, Oleandro, l'ultimo dei cardinali, ti sottoporrò alla ferocia dei Pokémon Drago! Grazie. Porta un albero sulle spalle, tanto per gradire. Si allena come Goku, lui. Fa gli squat con un tronco d'albero. E tutti quanti rami e foglie annesse. Tipo drago e il mio palle perché è tipo fuoco. Quindi idrobreccia. Però danno normale perché è tipo drago il maledetto. Spettro tuffo, no? Per curiosità. No, uguale. So io cosa fare con lui. E mandiamogli il draghetto, dai. Che diventa un dragon. E il dragopulso, che fa ricarica totale, va bene, ma dovrei shottarlo, eh. Dovrei essere in grado. Eh sì, grande Tianlong, grande. Bravissimo. Tapu Bulu, che è tipo drago qui, il bull. Mamma mia. Non ma... No, 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 no! Perché tentenni? Perché? Mamma mia... Vabbè, Tapu Bulu è anche conosciuto come il Tapu più feroce. Anche se poi se andiamo a vedere... Ma dai, no, non è possibile! Ma non è possibile, tutte ce l'ha, tutte! Va a finire che è tipo acciaio! Oltre che drago. No. Vabbè, quando ci vuole, raga. La voglia di... dai. Se lo merita. Lo mando in range di KO con... No. Però, se usa ricarica totale, il maledetto,
potrei provare Ipernova. Yesa. Grande, grande. Grande Tianlong. Però il flinch di prima. Poi mi fa male, eh. E ancora mi fa male. Ah, quanto vorrei un'evoluzione di Ipidrago. Questa è bella comunque. Questa è molto bella. Spero che Game Freak la tiri fuori prima o poi. È anche ora di una nuova evolution, visto che in ottava non c'è stata. Se dovessero fare un'ipotetica nona gen, visto che avevano intenzione di arrivare alla nona, dissero tanti anni fa, vedremo. Anche perché se hanno cominciato il filone narrativo di leggende, a meno che non è per prendersi un attimo di pausa dalle nuove generazioni, come hanno sempre fatto, e provare qualcosa di nuovo per poi tornare alla carica sul classico gioco, vai nelle palestre, nuova generazione, nuova città, esplora questo, esplora quell'altro, allora ok. Però se questo è un nuovo filone narrativo, come spero che sia, allora magari potrebbero introdurre in altre maniere le evolution. Dai, oh, meno male. A posto. Vabbè, Tianlong sta facendo una strage. Tutti shottati. Quando non fallisce l'attacco, certo. Non posso che dirmi orgoglioso di aver coltivato un simile talento. Grazie, caro. Annienta Draghi, che bel titolo. Io vorrei essere un Doma Draghi. Colui che non lascia che il capital peccato dell'ira lo stringa tra le sue strette fauci, ma al contrario è in grado di imbrigliarlo senza rinunciare al suo impeto dirompente pari a quello di un vulcano? Questa è la linea di confine che separa l'uomo comune da un degno prescelto. Link, sfidandoti, noi quattro cardinali abbiamo assolto al compito cui eravamo destinati. E allora va! Volgi il tuo sguardo sulla terra che proteggi dalla cima del monte che la sovrasta. La vetta degli dei è tua! Allora, vediamo un po' il da farsi, perché non sono molto sicuro di quello che possa accadere. Che ci sia la benedizione dell'Altissimo che ci aspetta in cima? O semplicemente la muerte? O semplicemente... l'incoronazione come prescelto. La luce... c'è la lotta contro Luxflon. Allora. Ci fa salvare, quindi c'è per forza la lotta. Ragazzi, amici, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. Link in descrizione per Instagram. Iscrivetevi al canale per non perdervi il prossimo episodio, la lotta contro l'essere di luce. E come sempre ci vediamo alla prossima. Bye bye.